Imparare l'inglese coi cartoni si può? Sì, no? E come possiamo farlo in maniera efficace in modo da poter imparare l'inglese in pochissime settimane? Io sono Fabio da imparameglio.it e inglesein3giorni.com e nel video di oggi vedremo esattamente come usare i cartoni come un'arma a nostro vantaggio. Allora, un consiglio molto buono, che ci danno tutti è guardare i film con i sottotitoli. Guarda i film in inglese con i sottotitoli in inglese o in italiano. Beh, è un ottimo consiglio che ti dà la gente che non sa l'inglese. Perché? Perché guardare un film con i sottotitoli vuol dire leggere, non vuol dire ascoltare. Il che vuol dire che va benissimo se il tuo obiettivo è espandere il tuo vocabolario. Se tu non vuoi leggere un libro perché magari non sei interessato alla lettura, non ti piace leggere e vuoi un'alternativa e preferisci i film o le serie televisive o qualsiasi altro programma perché per te è più facile e interessante. Allora va benissimo, usa un film come lettura. Però è importante che tu capisca ciò che stai facendo. Vedere un film o un qualsiasi video con i sottotitoli è esercitare la capacità di lettura e ampliare il vocabolario. E capire anche la struttura della lingua, ovviamente, ma non ha nulla a che vedere con la capacità di ascoltare e capire quella lingua. Quindi, se il tuo obiettivo è parlare con la gente, parlare e ascoltare, sappi che guardando i film non arriverai, ma guardando i film coi sottotitoli non arriverai mai al livello che vuoi raggiungere. Specialmente per lingue che hanno una struttura fonetica differente o molto lontana da quella italiana. L'inglese ne è un esempio. Senza guardare, guardando solo film coi sottotitoli, sarà impossibile per te arrivare al livello che vuoi. Però molta gente dice, io voglio guardare film senza sottotitoli, però è estremamente difficile per me, perché vanno così veloce, usano molto slang, usano un accento che non conosco, usano questo, usano quell'altro. E ci sono mille motivi per cui vedere un film in inglese è molto difficile. Allora, prima di tutto, consideri che non è totalmente vero. Può essere difficile il primo mese, ma se poi ti alleni molto e guardi molti film, dopo pochissimo tempo sarai in grado di capire molto meglio. E dopodiché sarà sempre in discesa. Ma se vuoi partire con qualcosa che sia più facile da capire dei film, ma che abbia lo stesso valore istruttivo, cioè che ti insegni l'inglese o qualsiasi altra lingua, nella stessa esatta maniera, i cartoni sono una ottima alternativa. Perché? Perché molte volte i cartoni sono fatti all'estero, non in paesi dove si parla l'inglese. Questo vuol dire che vengono doppiati in inglese. E chi li doppia? Li doppia persone che sono professioniste della voce, il che vuol dire che parlano estremamente chiaramente e scandendo le parole alla perfezione. Quindi tu, da ascoltatore, avrai un enorme aiuto nell'ascoltare i cartoni animati piuttosto che un film. Immaginati un film d'azione, con tutto lo slang, le parolacce, le discussioni in cui la gente va una sopra l'altra con la voce, gridano, vanno veloci, si insultano. Può essere effettivamente un po' difficile all'inizio, ma i cartoni animati hanno il vantaggio di essere estremamente chiari. Che non vuol dire che devi guardare per forza i cartoni animati. Ci sono altre alternative, come ad esempio i documentari, hanno lo stesso vantaggio. Sono lenti, sono chiari, scandiscono le parole e sono tutti doppiatori professionisti. Quindi, guardare i cartoni animati può darci uno slancio enorme, specialmente all'inizio. Quindi, piuttosto che aspettare come fanno tanti anni e anni, prima di iniziare a vedere dei film in inglese, possiamo iniziare praticamente fin da subito guardando video contenenti un audio più facile. I cartoni sono un ottimo esempio e quando lo facciamo accelereremo tantissimo la nostra velocità di apprendimento. Se impareremo molto più velocemente, arriveremo a parlare e capire l'inglese in pochissime settimane. Questo è tutto per oggi. Mi
Metti mi piace al video, iscriviti al canale, vieni a trovarmi su imparameglio.it e inglesein3giorni.com. L'altra alternativa è sicuramente imparare l'inglese con Inglese in 3 giorni, che è un corso che io ho creato usando tutte le tecniche che io uso per imparare una nuova lingua. Solo che le uso io da insegnante. Tu come studente devi semplicemente rilassarti e lasciare che la lingua entri nella parte subconscia della tua mente. Il che vuol dire che potrai imparare con estrema facilità, senza sforzo, senza studiare grammatica, senza fare esercizi e senza dedicare neanche un minuto allo studio. Perché puoi semplicemente ascoltare l'audiocorso mentre vai al lavoro in macchina, o mentre aspetti il treno, o mentre aspetti i bambini, o mentre fai mestieri a casa. Quindi, senza dedicare neanche un minuto allo studio, senza fare nessuno sforzo, puoi imparare le lingue in pochissime ore. Non in tanti anni come ti offrono tutti gli altri. Quindi, se vuoi un'alternativa, questa è la migliore alternativa che puoi trovare, te lo garantisco. E i risultati che hanno avuto tutti gli studenti prima di te sono la migliore garanzia che tu puoi trovare. Bene, sono Fabio, ci vediamo alla prossima. Ciao!